Nuovi scenari della sanità, tra taglie e riforme, quali prospettive per i cittadini? Il convegno organizzato dall'ANIMEC, l'Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo, con il patrocinio della Quinta Commissione, le politiche sociali e famiglie di Roma Capitale, prendendo le mosse dal nuovo decreto Balduzzi, vuole offrire alle categorie protette delle linee guida per spendere meno conoscendo meglio. I temi sono chiari e interessano tutti i cittadini e vanno dai tagli a risarcimenti per errori medici alla riforma della normativa sull'attività del medico di famiglia, dalla riforma sulle attività professionali dell'intramoenia dei medici a quella sui primari. Alla base dell'incontro sta la necessità di intraprendere condotte ispirate a correttezza. Tra i progetti attivati concretamente in aiuto dei cittadini, lo sportello Sanifam coordinato da Deborah Impieri, presidente ANIMEC. Lo sportello Sanifam è lo sportello sanità e famiglia. L'idea di dar vita allo sportello Sanifam nasce dalla constatazione che attualmente in Italia il sistema di informazione in ambito sanitario è carente e frammentario. Molto spesso le leggi vigenti in materia vengono ignorate o disapplicate e molto spesso capita che non tutti conoscono i servizi che esistono in ambito sanitario. Lo sportello Sanifam si rivolge alle famiglie, alle persone anziane e ai soggetti diversamente abili e ha come obiettivo quello di migliorare l'ascolto, l'informazione e offrire consulenza e orientamento a tutti. Un obiettivo importantissimo è quello di ridurre le liste d'attesa, consentendo alle strutture sanitarie private di erogare i LEA, i servizi essenziali di assistenza a prezzi calmierati. Altro obiettivo è quello di potenziare l'ascolto anche offrendo a tutti i cittadini la possibilità di interagire via internet telefonando ai numeri dello sportello Sanifam.